Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del Gemelli, Sole o Ascendente, cioè segno zodiacale Gemelli o Ascendente Gemelli. Andiamo a vedere come sarà questo mese di febbraio 2023, ma soprattutto, come ci riproponiamo sempre in questo canale, andiamo a vedere di monitorare lo stato emotivo per focalizzarci sul massimo risultato, l'impegno del nostro lavoro interiore volto al massimo risultato esterno. Ragion per cui invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti che vi metto nelle mie playlist Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere, affinché possiate andare a implementare il lavoro della magia consapevole utilizzando la legge spirituale a vostro vantaggio. Quindi, detto questo, partiamo subito, vediamo qual è la porta che si apre in tutti gli ambiti della vostra vita in questo mese di febbraio 2023 per il Gemelli. Allora, acquisizioni spirituali, evoluzione spirituale, adempimenti in tal senso sul lavoro e sulle relazioni. Vediamo un po', parleremo del lavoro, realizzazione personale in prima battuta e in seconda battuta sull'amore, sia che ha per chi ha una persona nel cuore, nella 3D, 4D, 5D, 6D, o per chi non ha ancora nessuno nella terza D, ma sappiamo che le anime si chiamano per degli accordi animici. Andiamo a vedere quindi febbraio 2023 Gemelli. Allora, vediamo. Ah, beh, la porta di casa, risoluzione di conflitti laddove ce ne fossero, appianamento delle divergenze, risoluzione di qualsiasi problematica inerenti ai rapporti interpersonali con delle persone, con una persona specifica. Quindi tutto ciò che ha a che fare con una serenità ritrovata. Anche sul lavoro possiamo aspettarci delle ricompense. Vi leggo questa carta per farvi capire la portata della carta numero 7. Allora, 7. Ecco, serenità, soluzione di un problema, affetti, matrimonio, casa, figli, fine dei conflitti. Il raggiungimento dell'armonia e della stabilità, risoluzione di un problema, la completa soddisfazione. Quando questa porta verte su un problema specifico, questa carta è positiva. Quando la domanda riguarda il lavoro, si prospetta un contratto di lavoro fisso più stabile, l'accettazione di una proposta, la fine di un periodo travagliato. La carta indica anche l'acquisto di una casa o anche l'arrivo di una proposta di matrimonio. La carta simboleggia infatti l'armonia, la stabilità. Quindi se la domanda riguarda l'amore, si prospetta per te un periodo molto felice per la vita di coppia. Se la domanda è specifica, la carta può anche indicare l'arrivo di un figlio desiderato. Quindi, ragazze mie, una tranquillità a tutto tondo, in sentirsi finalmente a casa, l'appagamento raggiunto, a seconda dei livelli di coscienza spirituale, questa carta preannuncia una piena soddisfazione. E andiamo quindi a farci il tarocchi dell'io realizzato in questo caso, per vedere quali erano dei conflitti presenti, qualora ce ne fossero, per vedere qual è un blocco eventuale, cioè che cosa superiamo grazie al ritrovato equilibrio. Allora, vediamo un po'. Allora, cosa superiamo? Con quali mezzi lo facciamo? Per intraprendere quale azione? Per arrivare a quale trasformazione? Qual è il destino da realizzare con questo sentirsi nuovamente a casa, in se stessi e con gli altri? Allora, vediamo un po' qual è la parte in negativo che superiamo. Il giudizio. Allora, il giudizio al negativo è come se noi non avessimo magari fatto un giusto bilancio del nostro passato, non avessimo preso decisioni conformi alla nuova versione di noi stessi, o comunque come comune denominatore riguardo alla sfida di questo mese per lavorare bene su noi stessi, abbiamo il fatto di dover prendere decisioni di situazioni analoghe che si ripresentano, ma sono in conformità della versione migliore di noi stesse questa volta, perché sta in negativo. Quindi la situazione in agguato che ci può essere sono situazioni analoghe nell'amore, nel lavoro o esistenziali al passato, e tu
mi prendi decisioni diverse in conformità della nuova versione di te stessa o di te stesso. Quindi io sono la versione migliore di me stessa e tutta la realtà si plasma al mio volere. Andiamo a vedere con quali mezzi lo facciamo. Con la temperanza, con la calma, con l'equilibrio raggiunto, con la voglia di appianare divergenza all'esterno di noi, perché sappiamo, grazie al lavoro che abbiamo fatto su noi stesse, che l'esterno è sempre noi, le persone fuori sono sempre noi, rispecchiano degli aspetti di noi interni. Quindi, con che mezzi noi prendiamo le giuste decisioni questa volta? Con la voglia di appianare la crisi, la divergenza, con la voglia di andare incontro a quell'equilibrio nostro raggiunto che si palesa anche fuori sotto forma di, come si dice, di risanare crisi. Io ti benedico e ti battezzo. E anche con la calma, con la calma. Per intraprendere quale azione? La forza di manifestare quello che stiamo dicendo, il coraggio di intraprendere azioni volte alla guarigione, all'appianamento delle crisi, in conformità della nuova versione di te stessa o di te stesso, nell'amore come nel lavoro. Andiamo a vedere per arrivare a quale trasformazione. Per arrivare ad essere, a sentirti con il potere del verbo e della legge spirituale nelle mani, per arrivare ad essere sul piano lavorativo colei o colui che hanno un potere straordinario, per arrivare ad essere sul piano sentimentale colei o colui che ha il potere solo da dentro, agisce solo dall'interno. Vuoi cambiare qualcuno fuori? O meglio, i comportamenti di una persona, o vederla meglio, agisci con la legge spirituale. Tutti i miei video sulla playlist Risvegliare la coscienza e l'arte del vivere parlano di come si fa. Quindi andiamo a vedere adesso qual è l'obiettivo, il destino da realizzare una volta adempiuto tale, appunto, tali dinamiche. Ragazze mie, dal 2 passiamo al 3, a vedere la manifestazione di tutto ciò che hai seminato all'interno. Il tuo obiettivo è da realizzare il pieno esito a pagamento e successo, entrate economiche, risoluzione di quelle dinamiche economiche, sul lavoro sei una leader, un ruolo di guida assoluto e senza mezzi termini. L'obiettivo è da realizzare grazie al fatto di compiere questo processo, ossia prendere decisioni conformi alla nuova versione migliore di te stessa, appianando le divergenze, con forza andare incontro, a seguire sempre e soltanto il potere del verbo, la legge spirituale, per veder crescere tutto ciò che stai coltivando all'interno e che nel passato magari non l'hai fatto, o comunque situazioni del passato che sono rimaste in sospeso, tu agisci in modo diverso per il pieno adempimento e compimento e sviluppo. È una stesa bomba, ragazze mie, attività creative, lavorative, tutto, tutto. Con quali mezzi? Con la pazienza e con la giusta calma. Tu prendi la forza di gestire i tuoi istinti più bassi, l'ego, la fretta, l'ego, ok. Lavorare solo, perché per arrivare a quale trasformazione? La papessa è una calma. La papessa sa che è tutto all'interno di se stessa, gestisce l'ego e ha il pieno sviluppo. Tac. Wow! Andiamoci a vedere sul lavoro che cosa combiniamo con queste magnifiche carte. Allora, tarocchi d'oro sul lavoro, per questo grande sviluppo economico dell'imperatrice, anche sviluppo delle proprie capacità artistiche, creative, che ti portano a risultati economici a lungo termine. Andiamo a vedere gemelli. Gemelli, lavoro, febbraio 2023. Allora, vediamo. Lavoro, realizzazione personale, gemelli, febbraio 2023. Allora, ragazze mie, qua abbiamo un re di coppe e un otto di spade. Qua abbiamo vissuto un momento
a livello proprio lavorativo, in cui siamo andati incontro ai nostri ideali, abbiamo portato avanti, abbiamo magari anche avuto delle persone che hanno, o una persona in particolare di guida che ha sostenuto quello che stavamo facendo, ci troviamo in una situazione di 8 di spade, un po' c'è un blocco in qualcosa, è un blocco karmico che mi superi in questo mese, c'è un blocco in qualcosa sul lavoro, vediamo un po'. Situazione presente, a tuo favore. Qual è questo blocco che abbiamo visto? Passato, energia futura, passato, energia futura, energia di chiusura dell'energia futura. Allora, vedete così ragazzi? Ok. Ecco, abbiamo un 8 di spade. Qua abbiamo gli amanti. Celebrazione, pausa, pausa, scelta. Allora, nel lavoro, ragazzi miei, qua mi dicono che c'è un blocco relativo a una scelta che voi avete già fatto e non avete visto ancora i frutti, va bene? O rispetto a qualche cosa che ha a che fare con un passare anche da, se avete un progetto lavorativo, a confrontarvi anche con una persona che faceva parte del vostro gruppo di lavoro e avete avuto un blocco rispetto a questo, una mancata comunicazione, una mancata scelta. C'è la risoluzione di questo problema. Va bene, a seconda dei casi, vediamo un po'. Situazione del presente, in ambito lavorativo, energia del presente. Ragazzi miei, qua state già viaggiando alto, eh. Energia del presente, se non è ancora arrivata una piena soddisfazione economica a tutto tondo, c'è un 9 di denari nell'energia del tuo presente. Ciò vuol dire che se non è ancora arrivata, alcune di voi è già arrivata, stanno godendo di un pieno appagamento economico e lavorativo. Se non è arrivata, adesso c'è per un lavoro autonomo anche, e gravita intorno a voi. Il vostro positivo cosa abbiamo? Positivo un imperatore. Questo vuol dire che al vostro positivo abbiamo anche un'istituzione, abbiamo anche una figura che vi aiuta, vi sostiene oppure che vi parla affinché questo sviluppo economico abbia sempre più luogo per ancora di più. C'è un imperatore al vostro positivo, laddove c'era un blocco aspettavate una risposta da parte di qualcosa, di qualcuno, un ente, un imperatore comunque. A vostro positivo sul lavoro, e questa è anche la vostra stessa energia che è a vostro positivo, proprio perché molte di voi hanno raggiunto già un pieno pagamento sul piano lavorativo, economico, e la vostra direzione, memoria del fatto che siete già a un punto importante della vostra vita lavorativa. Vediamo il blocco, questo blocco di che si tratta? La regina di bastoni, ragazze mie, dovete credere proprio in voi stesse e nel vostro potere, cioè la mancanza di coraggio nel manifestare quello che veramente volete. Va bene? Credete nella vostra magia, nel vostro potere, affinché tutto quello che leggono le carte abbia luogo. Va bene? Oppure delle situazioni, oppure delle persone un po' infime che si sono messe in mezzo e hanno dato un blocco, ok? Fatto sta che gli altri sono sempre, sei sempre tu. Gli altri sei sempre tu, quindi devi credere nel tuo potere di creazione, di maga, di magia, di mago, va bene? Affinché quello di cui stiamo parlando abbia luogo e si sblocchi questo, perché qua è credere prima di vedere, anche qui una donna bendata, no? Al negativo abbiamo te, anche se sei uomo, regina di bastoni, al negativo però, la mancanza di coraggio di credere nei tuoi sogni, nei tuoi desideri, nel caso in cui poi si avverano, cioè la paura che si avverino è subconscia, quello è l'ego. Tant'è che abbiamo il giudizio qua sotto, è proprio il passato, cose del passato che ti si ripresentano, magari la mancanza di fiducia in te stessa, tu agisci con la calma rispetto a te, gestisci gli istinti più bassi e lavori solo con la legge spirituale. Va bene. Passato, abbiamo il giudizio già nel passato, c'è stata una rinascita a livello lavorativo per voi, eh? Rispetto alle vostre bugie che vi dicevate a voi stesse, rispetto all'ego. Allora, c'è stato l'ego che ha giocato dei tranelli nel lavoro nel recente passato, e poi avete avuto una rinascita spirituale. Ecco perché qua mi state da Dio già, anche se non lo vedete ancora, eh? O c'è stata una chiamata a livello lavorativo, voi vi sentite nel pieno delle vostre forze, credete nella vostra magia, perché qua ricevete comunicazioni che parlano di uno sblocco. Un aumento, di promozione, qualche cosa, eh? Vediamo qua che succede. Sì, alcuni di voi vanno via da un posto di lavoro, oppure si appianano le divergenze sui posti di lavoro, oppure si appianano le divergenze, le discussioni che avete avuto con qualcuno, oppure una comunicazione che viene verso di voi a favore vostro. Wow, 10 di denari,
avrete una comunicazione che vi porterà a un esito straordinario proprio in natura economica, o avrete un passaggio da una zona di turbolenze mentali o anche conflittuali con qualcuno, 5-6, o con questo imperatore qui che viene a parlarvi per un pieno sviluppo lavorativo, 10 denari. La ruota del destino gira a vostro favore, qualcosa di inaspettato e insperato. A vostro favore, che vi porta una stabilità economica, un 10 denari, il top del top. Credete nel vostro potere, va bene? Le carte ci servono a indirizzarci verso il massimo successo, facendoci vedere le eventuali sfide che possono arrivare, le abbiamo descritte qui. Situazioni del passato che ritornano, tu devi agire con la nuova versione di te stessa per vedere i risultati del tuo potere. Andiamoci a vedere adesso questo, da un blocco si sblocca completamente perché c'è qualcosa di insperato, la ruota della fortuna a tuo favore che ti fa andare verso una piena stabilità. Anche l'acquisto di una casa con questo 10 di denari, a vostro favore qualcosa di insperato succede perché voi vi state vibrando alto, anche qua progressivo dal 9 al 10. Vediamo il 6 di spade. Fante di coppe, sì, arriva una persona a parlarvi. Una persona a parlarvi oppure c'è l'ingresso di una proposta che vi entusiasma da un punto di vista proprio emotivo che vi porta a questo 10 di denari. Perché vi siete trasformate, la morte, una proposta completamente nuova da parte di una persona che si è risvegliata nei vostri confronti. Questo imperatore qui. 10 denari. I 10 di denari. Regina di denari, ragazze mie. Allora, non c'è alcun dubbio. Non c'è alcun dubbio, voi realizzate qualcosa di importante che ha a che fare con i vostri ideali per una proposta che vi arriva, che vi dà una piena soddisfazione in ambito economico e anche proprio una stabilità totale, anche per una casa. Asso di coppe, perché c'è proprio una nuova proposta, qualcosa di nuovo. E la ruota, questo cambio isperato. Il 2 di bastoni, si aprono finalmente le possibilità di qualcosa. Un cambio isperato che fa vedere che si aprono le possibilità rispetto a dove non vedevi via d'uscita. 8 di spade e 3 di spade. Cioè qua ti viene rivelato anche un segreto, con la papessa qua, qualcosa di isperato che proprio ti sei meritata, ti sei meritato. Fatemi mettere un Rider White a chiusura di questa stesa, che è una stesa shock, di isperato sul lavoro. Ti posso vedere un po' dubbiosa con il 9 di bastoni, un po' sulla difensiva. Ti posso vedere un po' sulla difensiva, ma alla fine questa difensiva me la sblocchi con un dialogo che c'è, dove vedi i risultati di questo dialogo qua. Fatemi mettere un'altra. Sì, qua c'è un re di spade, anche un legale coinvolto. Comunque la tua stessa energia è un re di spade, o comunque una difensiva. Allora, se alcune di voi aspettavano delle cose riguardanti legali, eccetera, ok, state un po' sulla difensiva perché avete lottato tanto per qualcosa, e qua con determinazione arriva qualcuno o qualcosa che fa un cambio isperato. Un'altra? Sì, un cambio isperato a favore dei vostri ideali. C'è un cambio sul lavoro, il vostro ideale è un po' sulla difensiva, o questa persona era sulla difensiva, alla fine si apre, c'è una comunicazione rispetto a un cambio sul lavoro che ha a che fare con i vostri ideali. Quindi qua nel lavoro abbiamo delle comunicazioni che portano a un cambio sperato, alla risoluzione dei conflitti in ambito lavorativo, dove si vedono nuove possibilità di concretezza reale. Ok? Andiamo a vedere l'oracolo cosa ci dice sul lavoro. Sì, ragazze, la carta migliore del mazzo, non ne chiedo altre. Co-creare qualcosa di veramente meraviglioso sta accadendo nella vostra vita. Qualcosa di meraviglioso, continuate a collaborare con l'universo, con la legge spirituale, perché l'unico partner importante è lo spirito, ok? Ce l'aveva detto anche qua la papessa. Stesa meravigliosa, da un blocco si passa a una totale apertura isperata nel lavoro, va bene? Andiamo a vedere, anche qua ci sono delle scuse da parte di qualcuno che non credeva in voi, perché voi non credevate in voi stesse, ma c'è avuto un risveglio spirituale rispetto proprio, anche rispetto a questa persona, adotterà anche una strategia magari per chiedervi scusa rispetto magari a proporvi qualcosa, ok? Voi non ve l'aspettate, non ve l'aspettavate questa cosa qui, ok? Vediamo un po', adesso andiamo sull'amore. Vediamo, gemelli, sull'amore, sia che abbiate una persona sia che non ci sia nessuno. Vediamo questa porta di casa, di che cosa ci parla. Allora, voglio fare una prima battuta con i Rider White qua, questa volta, vediamo.
Allora, nell'amore, i gemelli, sole ascendente, in che condizione stanno versando in questo momento? O meglio, qual è l'energia che contraddistingue i gemelli e poi dove andiamo? Ah, ragazzi miei, qua abbiamo un asso di coppe. Cioè, meraviglioso sull'amore. Qua abbiamo l'asso di coppe, sono lacrime di gioia per un nuovo inizio, per una nuova opportunità d'amore. Se non ce l'avete ancora, sta arrivando perché gravita nella vostra energia proprio attuale, generale. Cioè, vi siete risvegliate all'amore. E questa carta preannuncia l'arrivo di un rinnovo di una relazione già esistente, quindi appianamento delle divergenze e delle crisi, oppure un nuovo amore. Dove va questo asso di coppe? La ruota del karma a tuo favore. C'è un cambio a tuo favore con questo asso di coppe. La ruota del destino, un cambio insperato. Wow, si preannuncia una stesa meravigliosa già, eh? Allora, ok, vediamo un po'. Andiamo a vedere in amore per le mie ragazze, i miei ragazzi dei gemelli. Quindi tu hai avuto un risveglio spirituale già che ti porta un cambio in amore a tuo favore. Sia che conosci già una persona oppure l'appianamento delle divergenze. Ricordiamo abbiamo l'imperatrice qua per un pieno sviluppo di quello su cui tu stai lavorando a livello intuitivo. Segui solo le intuizioni. Bravo, state lavorando benissimo. Per le ragazze nuove invito a guardare tutti i miei video, risvegliare la coscienza e l'arte del vivere per capire come hanno realizzato i più grandi sogni tutte le nostre ragazze che lavorano con noi già da 2 anni, perché qua si vede il lavoro che avete fatto. Allora, e mi raccomando ragazze, sull'amore, laddove vi arrivano circostanze simili al passato anche con persone diverse, ma al di là, qua c'è il giudizio negativo, tu agisci con la versione migliore di te stessa, eh? Andiamo a vedere in amore, gemelli. Gemelli, amore, 2023 febbraio. Da dove veniamo? Dove stiamo andando? Ah, e beh, qua ci abbiamo un bel manzo di coppe che si è potuto dileguare, ok? O comunque che si è potuto, ha avuto comportamenti disonesti, altre persone coinvolte, oppure ti dico questo, ma non è la verità, ma poi è la verità. Quindi qua veniamo, c'è un re di coppe, ragazze mie. Quindi una persona che ha potuto detenere quello che provava veramente per te e con un set di spade, cioè ha usato anche, magari si è fatto condizionare anche da altre situazioni, ok? E ma qua abbiamo un cambio a tuo favore, meraviglioso. Situazione del presente, energia positiva, energia negativa, il blocco, passato, imminente futuro, passato, imminente futuro, energia di chiusura del futuro. Vediamo. Allora, qua abbiamo 7 di spade, 8 di spade, qualcuno che si è nascosto, blocco, c'è stato. Allora, stella, Allora, o voi avete scoperto qualcosa con la torre qua, o avete... È come se voi... è successo qualche cosa con la torre, se già conoscete questa persona. E quello che è successo con la torre si è stato appianato con le stelle, cioè c'è stata una sorta di... sanazione delle dinamiche che sono potute accadere con la torre, di rotture, di verità svelate. Qua abbiamo un fante di coppe che è anche c'è l'apertura di nuova emotiva, la voglia di mandare un messaggio da parte di una persona, un blocco, ok, e un 7 di spade, cioè sotterfugi, disonestà, oppure se non c'è nessuno, ragazze mie, qua voi avete decretato che cosa volete dalla vita veramente con una persona che vi appaga, c'è una persona scritta nel destino, nelle stelle, e in arrivo con questo fante di coppe c'è stato un blocco e un 7 di spade, un fatto che magari vi siete fatte condizionare dall'ego, da anche dalle persone intorno a voi che rispecchiavano il vostro ego. Questa è la situazione attuale che avete vissuto fino a questo momento. Asso di coppe e ruota, ricordiamo, a vostro favore. Situazione del presente, sì, ricevete comunicazioni che parlano di nuovo inizio, meraviglioso, il bagatto. State manifestando quello che volete, va bene? Sia che c'è qualcuno, sia che non c'è nessuno.
A vostro favore un 6 di spade, ciò vuol dire anche uno spostamento nei vostri confronti da parte di qualcuno o una conversazione che porta ad appianare ogni tipo di divergenza. A vostro favore, la manifestazione di questo, ricordiamo la porta di casa. Il blocco. Il blocco e la temperanza, vi ho detto che qua quali mezzi tu vai incontro alla nuova versione di te stessa con la calma, la pazienza e la voglia di risolvere le crisi. Devi avere la voglia di risolvere le crisi perché questo battono gli arcani che sono il tuo sé spirituale che ti intima la strada migliore per il massimo successo in questo mese. Ok, con qualcuno o con le tue dinamiche interne che rispecchiano su qualcuno. Quindi il blocco è stata una comunicazione che non c'è stata di tranquillità, di risolvere le conflittualità, perché probabilmente non era questa persona a cui stai pensando in connessione con se stessa, non era in equilibrio questa persona per affrontare una comunicazione volta alla risoluzione. Oppure se non c'è nessuno, ragazze mie, il blocco è stato un vostro disequilibrio interno, vi invitano a coltivare il vostro equilibrio interno affinché voi possiate manifestare comunicazioni di successo. Nel passato cosa è successo? Asso di spade, asso di coppe. Allora mo vi dico una cosa, ragazze mie, vi dico subito per le single, nel recente passato voi avete avuto un risveglio spirituale all'amore, pam, e qua mi manifestate uno o una signorina, va bene? Allora con la temperanza ci intima, siate pazienti con la persona che incontrate, va bene? Perché l'altro rispecchia voi, siete guarite da grandi matasse karmiche. Non vi fate influenzare dalla gente esterna, perché quello è la prova da superare in questo mese. Ora, per chi ha qualcuno, ragazze mie, nel cuore, o comunque sia ci state insieme, o chi ha una persona, allora, voi avete avuto già un nuovo inizio con questa persona, in dinamiche, ovviamente per voi è differente, rispetto a una comunicazione che avete già avuto. Un nuovo inizio, un ripartire. E qua adesso riceverete comunicazioni che parlano di continuare a risolvere determinate dinamiche che vi portano sempre più a un equilibrio, a sentirvi parte l'uno dell'altra. Sì. 1-1-1, ragazze mie, è proprio la manifestazione. 1-1-1 è proprio come numeri, non li ho fatti i numeri tipi ancora perché non ho avuto tempo. È la manifestazione di quello che stai pensando in quel momento, ok? È una fotografia dell'universo, diciamo. Chiaro. Vediamo qua, che anche se non la stai vedendo la persona del tuo cuore, ha intenzione proprio di chiarirti delle cose che sono successe per un nuovo inizio d'amore. Parlarti, non vedo l'ora. Rispetto a questi comportamenti sbagliati. Vediamo qua che succede. Non c'è dubbio, ragazzi, è l'imperatrice, wow. L'imperatrice, pieno esito in amore, eh? Qua se state da sole avete tanti pretendenti pure, ecco perché qua che faccio, che non faccio. Potere del verbo, quello che volete si manifesta. 8 di coppe. Allora io ti dico già una cosa. Tu farai lo scanner a molte persone se sei da sola perché vuoi una vita emotivamente appagante alla tua altezza. Quindi ci saranno tanti, diverse persone, una persona, due persone, insomma, che ti corteggiano. Ma tu, finché non senti l'adempimento alto, spirituale di questa persona, tu, bazzecole sono per te, ok? Perché sei entrato totalmente nel tuo potere. Quindi io ti dico anche un'altra cosa, che tu, per legge karmica, tu abbandoni anche delle persone, ti allontani emotivamente proprio da quelle circostanze che non viaggiano alla tua levatura spirituale, sei un'imperatrice, anche se sei uomo, eh? Ok. Vediamo un po' qua, 3 di denari, ragazze mie, pieno esito in amore, allora qua ci sarà un dialogo funzionale con una persona specifica, a volere di più, questa persona si impegnerà di più per venirsi incontro, per creare un progetto comune, tu manderai proprio, non la manderai a dire, dici proprio a questa persona lo sa, che tu vuoi una vita amorosa appagante la tua altezza, la tua levatura spirituale. L'otto di coppe ci insegna proprio questo, cioè non si è più appagati dal briciolo, da quello che si è ottenuto fino a questo momento, perché tu sei cresciuta spiritualmente e quindi vuoi qualcosa, qualcuno alla tua altezza. Ci sarà un venirsi incontro su questo e quelle comunicazioni che non sono arrivate, che portavano a questo adempimento maggiore di una vita amorosa più appagante, le ricevi, ok? Mamma mia, ragazze, che cosa pazzesca! L'imperatrice, vediamoci questa imperatrice, re di coppe, questo è innamorato perso. C'è un re di coppe, questo farà di tutto per te.
è un re di coppe, quello che avevamo visto prima. Si scuserà anche per questi comportamenti disonesti, magari tre persone, due altre persone coinvolte, tutte queste storie qua, Re di coppe e imperatrice, non sbaglia questo qua con te. Se non lo conosci, ragazze mie, c'è una persona che arriva con la coppa in mano, va bene? E il 4 di spade, quindi per appianare divergenze, per una mancata comunicazione che non c'è stata, che l'ha fatto maturare anche. Oppure una persona che arriva, rispetto se siete single, con il cuore in mano. E questo 3 di coppe. 3 di bastoni. Questa persona a 3-3 si impegnerà nel venirti incontro, nel muovere i passi verso una programmazione che già è stata fatta, nel voler avere una vita emotivamente amorosa più appagante, va bene? Il Papa, più appagante, magari un segno, non lo so, qua può essere di terra o comunque sia, è pronto ad ascoltare. Qua ci sono due bambini con una persona saggia, una persona che ha maturato grazie anche a un allontanamento emotivo che tu hai dato, questa persona ha dato. Fatto sta, tra i bastoni col Papa, muovere dei passi verso qualcosa di importante, impegnativo. 3 di denari, per favore. 3 di denari. Asso di denari, ragazzi miei, non c'è alcun dubbio, è una stesa bellissima in amore, concretezza grazie al tuo potere, quindi laddove non c'era nessuno voi avete una comunicazione da parte di un re di coppe, può anche essere un segno d'acqua, ovvero ascendente d'acqua, fatto sta che voi vi impegnate in comunicazioni costruttive con qualcuno che ha la vostra altezza, va bene? Asso di denari, fante i denari, comunicazioni costruttive, stesa meravigliosa, guarda ragazze, anche in amore. Andiamoci a mettere adesso una carta di conclusione. Sì, 3 di bastoni, si apre la via verso nuovi inizi, una nuova programmazione mettendosi il passato alle spalle. Dopo che si è chiuso un grosso dolore, o insieme a questa persona, o si è chiuso un ciclo doloroso che aveva a che fare col karma amoroso, va bene? Andiamoci a vedere cosa ci dice l'oracolo in amore per gemelli. Vediamo l'oracolo cosa ci dice. Sì ragazze, serendipità, occasioni da prendere al volo, c'è proprio una bellezza insita nell'amore, riparare, molti arrivano a riparare qualcosa, colgono l'occasione di riparare con voi questa temperanza al negativo. E poi il vento cambia direzione in favore di questo nuovo rinvigorimento, non so se si dice, dell'amore. Allora qua qualcuno colga di occasione di chiederti scusa, il vento cambia direzione in tuo favore rispetto a tutto quello che abbiamo detto con la collaborazione di un inizio concreto. Vuole arrivare al traguardo questa persona, quindi delle possibilità meravigliose di arrivare a qualsiasi tipo di traguardo, tu ti sei prefissa anche questa persona con te. Se non la conosci, ragazze mie, c'è una persona che puoi incontrare così per caso, che la ruota della fortuna proprio gira a tuo favore insperato e ti permette di riconnetterti con te stessa a livello amoroso, cambia direzione il vento in amore, perché questa persona farà tutto per conquistarti, va bene? Ragazze mie, ragazzi, che dire, meraviglioso, complimenti, io vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando, studiate presenza, potere del verbo, disciplina e lavoro su di sé. E come sempre, ragazze mie, ragazzi, che Dio vi benedica. Muah!